Ciao a tutti, quarto appuntamento con i trucchi più usati della settimana. Come sempre, il video è in collaborazione con Fedikitty e tutte le altre ragazze che lo realizzano. Lascio i link di tutti i canali che partecipano giù nell'info box. Partiamo subito, in quanto i prodotti sono di nuovo numerosi e quindi non voglio dilungarmi troppo. Allora, innanzitutto, come fondotinta ho utilizzato l'iCoverage Mineral Foundation della Neve Cosmetics. Lo sapete, lo posseggo nella colorazione Light Neutral. In questo periodo mi piace molto, innanzitutto proprio per la colorazione, perché si intona al mio incarnato di questo periodo. E poi anche perché, lo sapete, io ho la pelle estremamente delicata, e ha un'azione seboregolatrice che ha attenuato molto, i rossori che a volte si formano nella zona T, e quindi mi sono trovata molto bene con questo. Come blush ne ho utilizzati due, innanzitutto il gem, sempre di Neve Cosmetics, che io praticamente avevo rotto, mi era caduta la cialda e quindi ho accumulato all'interno di questa jar di MAC, e lo prelevo dal tappo, per cui potete vedere, la colorazione di questo blush, che è piuttosto intensa. In alternativa ho utilizzato, il solito blush in crema di Kiko, lo Spicy Chocolate, che vi avevo già mostrato la settimana scorsa. E poi, il blush contenuto nella mega palette di Sephora all'interno di questo cassettino, in pratica questo qua rosato, che è anche quello che sto indossando in questo momento. Per quanto riguarda gli occhi, innanzitutto partiamo dalle basi. Questa settimana ho utilizzato tre basi, due che conoscete già, che vi ho già mostrato spesso ultimamente, più una, che sono andata a ripescare dal cassetto. Allora, innanzitutto alla mia, sinistra vedete l'Eyeshadow Primer Potion della Urban Decay e l'I Love Stage di Essence, che come ho già detto conoscete già. In alternativa ho anche utilizzato il primer occhi di Collistar contenuto nella palette Smoky Chic. Comunque sto pensando di acquistare poi nella versione diciamo completa, perché comunque è un primer veramente molto valido. Per quanto riguarda i mascara, anche qui ne ho alternati tre, e sono praticamente i soliti che vedete ultimamente nei miei video, a partire dalla mia destra sono il VAM di Pupa, che è quello nuovo che ho acquistato da Tigotà, il Collistar Super Mascara Estremo e questo qua Get Big Lashes di Essence. Per quanto riguarda le palette, innanzitutto rimanendo sempre in tema di Collistar, ho ripescato la Smoky Chic, che io posseggo nella colorazione numero 2. Tre cialde dai colori estremamente caldi, per cui troviamo questo oro, il marrone e questo color mattone molto bello. Sono utilizzabili sia asciutti che bagnati. In questa settimana io ho realizzato un trucco molto semplice, utilizzando solo il color oro su tutto l'occhio, accompagnato poi da tanto eyeliner e mascara nero e abbinato ad un rossetto che vi mostrerò in seguito, che è Cili di MAC. Un altro make-up che ho realizzato in questa settimana, l'ho fatto con questa palette della Kiko, la Rain Smoky Shades numero 4 della serie Color Impact Eyeshadow Palette. Questa settimana ho realizzato un make-up utilizzando in pratica il lilà, il marrone e questo illuminante chiaro. Per realizzare questo make-up, che passaggi ho fatto? Innanzitutto ho applicato il colore più chiaro, questo qua, su tutto l'occhio. Poi ho preso il pastello Ebano di Neve Cosmetics e sono andata a delineare in pratica, la V dell'occhio. Ho sfumato bene la matita, dopodiché ho ripassato con questo colore marrone della palette la matita precedentemente applicata e sfumata e infine ho applicato il lilà al centro della palpebra mobile. Per finire ho utilizzato come palette la Romantic Eye della Too Faced. Il tutorial di ciascun make-up che si può realizzare è proposto sulle tre cartine contenute all'interno della palette. Per domenica, in pratica, per uscire, ho realizzato il Classic, che di tutti e tre i look è il mio preferito perché, come vedete, prevede l'utilizzo di colori sui toni del lilà, del rosa, del viola, che sono i miei preferiti. E poi c'è il make-up che sto indossando oggi, che ho realizzato di nuovo con la mega palette di Sephora. Per realizzare questo make-up, utilizzando questa cialdina in alto, che come vedete è questo bel azzurrino molto chiaro, e poi applicando sulla piega dell'occhio, sfumando bene, questo blu che sto prelevando col dito medio per mostrarvi il tipo di blu che è molto intenso. Allora, come rossetti, questa settimana ho utilizzato innanzitutto quello che sto indossando in questo momento, che è Pink Nouveau di MAC. Pink Nouveau di MAC è un rossetto molto famoso, come vedete questo bel rosa Barbie, ha un finish satin ed è uno dei miei rossetti preferiti, anche se è molto difficile da abbinare ed è un colore piuttosto impegnativo. Vi vado a swatchare il rossetto brevemente. Un altro rossetto di MAC che ho utilizzato questa settimana e al quale avevo accennato prima è Cili.
un rossetto dal finish matte, che è questo bel rosso mattone. Chili è uno dei miei rossetti preferiti perché è un rosso molto caldo e portabile, e questo è lo swatch del rossetto. Infine, rimanendo sempre in tema di rossetti MAC, questa settimana ho utilizzato Snob. Di nuovo un rossetto rosa dal finish satin, ma estremamente diverso da Pink Nouveau. Rosa chiarissimo ed estremamente freddo. Di nuovo è un rossetto molto difficile da indossare. Perché comunque, soprattutto se siete chiare come me, può dare un po' l'effetto, diciamo, cadavere. Però io cosa faccio in pratica? Applico un gloss trasparente o comunque un burro cacao sulle labbra. Poi prelevo il rossetto con il dito e vado a picchiettarlo sulle labbra, lasciandole molto idratate appunto dal burro cacao e quindi creando un effetto molto bello e molto, diciamo, leggero. Lo swatch di Snob è questo. Come vedete, rispetto a Pink Nouveau è comunque intenso, anche se è molto più freddo e tende quasi al lilà. Snob l'ho abbinato al make-up realizzato con la Romantic Eye, per cui gli altri rossetti che ho utilizzato questa settimana sono innanzitutto questo qua della Rimmel London firmato Kate Moss, il numero 104 della linea matte. Ed è questo bel rossetto mauve, per cui un nude piuttosto scuro che si abbina un po' su tutti i make-up. Infine, sempre della serie dei rossetti Rimmel London firmati da Kate Moss, ho utilizzato questo della linea più lucida, che è questo bel fucsia numero 20. Come vedete, è proprio un fucsia molto classico e pieno. Lo swatch del rossetto è questo. Come vedete, rispetto al Rimmel London a fianco, che era matte, questo è molto più lucido. Comunque ha sempre una consistenza molto piena e non è troppo lucido, per cui è un rossetto molto bello questo, è uno dei miei fucsia preferiti. Infine, concludiamo con gli smalti. Allora, innanzitutto questa settimana ho utilizzato il rosso Gel Effect di Laila, acquistato con la rivista Tu Stile. Poi ho utilizzato questo bel viola della Sinful Colors, che è il numero 929 Let's Talk. Infine, ed è lo smalto che sto indossando sulle mie unghie in questo momento, ho utilizzato questo di Avon della linea Color Trend che si chiama Blue Royale. Uno smalto molto particolare dal finish satinato, ricorda un po' il velluto. E come vedete è un blu molto intenso, molto bello. Benissimo ragazze, per questa settimana è tutto. Io vi saluto e vi ringrazio per aver aperto il video, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se vi fa piacere ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!